Raffiche di vento di Libeccio, Garbino, che hanno raggiunto in Abruzzo in media i 90 km orari, temperature tardo primaverili quasi estive. Il clima sembra essere impazzito, l'inverno mai iniziato davvero. Parla il climatologo docente dell'Università d'Annunzio Piero Di Carlo, che definisce anomale le raffiche di vento che hanno spirato sull'Abruzzo. Sul Gran Sasso, come registrato da L'Aquila Caput Frigoris, il vento ha superato i 200 km orari, ma la situazione più strana, spiega Di Carlo, è rappresentata dai 90 km orari sul mare. Di fatto sta cambiando il regime di questi venti. Adesso ci sono dei lavori che fanno vedere come a partire dal 2010 c'è un aumento costante mediamente su tutto il globo di circa 1 km all'ora, che sembra poco come valore assoluto perché è una media su tutto il globo, ma questo porta a degli aumenti singoli di picco come quelli che abbiamo osservato. Come diceva, noi su questa torre a mare ormai da 2 anni facciamo osservazione, abbiamo registrato 90 km all'ora, che è il più alto in assoluto. Questo aumento è costante, è dovuto al fatto che stiamo fornendo sempre più energia al sistema Terra e questo lo rilascia in questo modo qui. Ci sono adesso studi per capire con gran dettaglio il meccanismo, però è abbastanza intuibile il fatto che più noi forniamo energia al sistema, più questo poi viene rilasciato in questo modo qui. In questo periodo il Libeccio, il Garbino, è un vento anomalo o no? Allora, sono venti che si osservano periodicamente. La cosa veramente anomala è che con le oscillazioni che possiamo osservare di anno in anno, comunque il trend, cioè l'andamento complessivo, è sempre in aumento di anno in anno, quindi ogni anno abbiamo sempre aumenti, mediamente c'è sempre un valore che sale, con ovviamente delle oscillazioni tipiche del sistema, e questo è preoccupante perché ovviamente se non c'è un'inversione di tendenza è chiaro che le conseguenze possono essere notevoli. Abbiamo visto l'allarme degli agricoltori che giustamente sono preoccupati delle fioriture fuori stagione, ma ci sono allarmi che possiamo immaginare per quanto riguarda la riserva idrica. Ovviamente se il nostro territorio non riesce a incamerare le piogge, perché queste arrivano solo poche e violentemente, è chiaro che a quel punto quest'estate ne risentiremo. Ieri a Pescara 26 gradi. È chiaro che il periodo estivo sta diventando sempre più lungo e ci si possono aspettare, come è successo purtroppo negli anni passati, più incendi. La speranza è che arrivi il periodo che serve in maniera incessante al sistema Terra, cioè quel periodo di freddo che ci fa in qualche modo accumulare delle riserve per il periodo estivo.